con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per la distribuzione del film Fine Lines di Dina Craino in uscita l'8 giugno 2021. Ben trovato. Sì, salve, buongiorno a tutti, ciao Federico. Che storia racconta? Racconta la classica storia di alcuni famosi scalatori alpinisti che affrontano le più dure salite e le loro difficoltà che incontrano e i motivi per cui decidono di scalare determinate vette piuttosto difficili. Quindi, oltre ad avere delle immagini spettacolari e meravigliose, presenta diversi punti di vista sul perché e le difficoltà che loro stessi hanno incontrato durante la loro vita per prepararsi, per allenarsi, oltre alle stesse difficoltà che si incontrano in vetta. Dove hai incontrato questo film? L'abbiamo trovato grazie al Trento Film Festival, vinse un premio della giuria l'anno scorso, quindi nel 2020, 20. Ovviamente per motivi di pandemia non siamo riusciti ad uscire, l'abbiamo protetto e poi alla fine per rilanciare un po' sia noi stessi, sia l'aiutare gli esercenti, sia riportare un po' la gente al cinema, abbiamo deciso di farlo uscire. Anche perché ormai abbiamo stretto ormai da alcuni anni una grossa e fitta collaborazione col Trento Film Festival, quindi stiamo diventando specializzati su montagna di scalate, per cui abbiamo sempre un occhio di riguardo verso determinate opere. Cosa ti ha convinto maggiormente? Innanzitutto le immagini, perché sono riprese con un drone, perché sono attente, meravigliose e spettacolari, e poi il fatto che comparissero personaggi, alpinisti, scalatori molto famosi. Cosa sappiamo di questa regista? Ha lavorato come produttrice e poi si è dedicata a Fine Lines. Nel mentre sta lavorando su un altro film di montagna tra gli Emirati Arabi e Dubai, e altro non ti so dire. Penso che riguardi sempre il mondo della montagna, ma non lo so. Il film del 2018 ha avuto modo di avere una circuitazione internazionale prima della pandemia? Hong Kong e di sicuro in America, anche perché presenta diversi e più famosi scalatori come ad esempio Tommy Caldwell o un attimo che è il protagonista di Free Solo, compare pure Reinhold Messner. E poi doveva toccare l'Italia, però ovviamente abbiamo rimandato la data di uscita e adesso siamo pronti e vediamo che succede. Come è stato accolto all'estero? Devo dire abbastanza bene, tant'è che anche la regista si aspettava di poter fare, come dire, un salto in Italia presentando in diverse città. Stavamo organizzando il tutto, ma purtroppo causa appunto pandemia non abbiamo potuto effettuare il viaggio, non abbiamo potuto uscire con il film, però devo dire che il riscontro del pubblico è stato positivo, ma soprattutto perché ci sono tutte queste testimonianze che danno un valore aggiunto all'opera. Che tipo di uscita sarà? Sarà una classica uscita dei 20, quindi 1, 2, 3 giorni al cinema. Al momento siamo già 3-4 giorni a Trieste, e quindi classico evento in cui la gente può andare, compra il biglietto, vede il film e poi speriamo ovviamente di farlo girare all'interno delle arene e poi magari riuscire ad organizzare a dicembre una rassegna vera e propria sulla montagna. Attenzione, quando uso il termine rassegna tendo a dire non una rassegna di opere già passate in montagna, ma 3 opere prossime e inedite sulla montagna, e magari vorremmo in alcune città aggiungere appunto anche Fine Lines. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti internet? Ah, certo, assolutamente, sempre il nostro sito, quindi www.mescalitofilm.com, sempre la nostra pagina Facebook, quindi mescalitofilm.com, e colgo l'occasione anche per invitare le persone a seguire il nostro festival, siamo già alla seconda edizione, che è mescalitobioficfest.com, che faremo la seconda settimana di novembre, faremo delle proiezioni gratuite all'interno del Cinema dei Piccoli a Villa Borghese. Riporteremo tutte opere inedite, tra cui cortometraggi, documentari e film di visione, tutte il cui unico tema è il biopic, quindi storie di vita vera, di vita vissuta. Documentario Fine Lines di Dina Craino al cinema dall'8 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie, ciao.